Cari amici, buongiorno, ci avviciniamo pian pianino al pranzo anche oggi, in questo venerdì 18 settembre 2020. Ricordo che potete recuperare dal mio canale YouTube in maniera del tutto free, libera, gratuita, senza costi, anche l'iscrizione al canale è gratuita, non ci sono chiaramente scopi di guadagno, di lucro. Potete recuperare i video di presentazione sulla prima giornata sia della primavera Serie A1 che della Serie A calcio. In questo video parliamo invece della sfida che si è disputata ieri sera in Irlanda a Dublino tra lo Shamrock Rovers e il Milan. Qualificazione, quarti di finale, i rossoneri hanno avuto la meglio per 2-0 grazie alle reti di Ibrahimovic al 23° del primo tempo con assist di Çalhanoğlu. E proprio quest'ultimo, Çalhanoğlu, è andato in rete nel secondo tempo al 67° con assist di Salemakers. Quindi, e poi anche posto per i rossoneri in cambio anche Krunic, Tonali, Diaz, quindi insomma, beh, ovvio io sì, diciamo, sono tifoso principalmente del Milan, è ovvio che non era un ostacolo così grande, eh. È vero sì, lo Shamrock nel suo campionato irlandese è primo, però sappiamo, parliamo di un campionato che non ha un livello pari ai campionati top, quindi certo può capitare sempre la sorpresa. Comunque, in virtù di questo risultato, dobbiamo dire che diciamo il Milan affronterà settimana prossima il Bodo Glimt, che ha battuto per 3-1 la sua avversaria di turno ieri in casa, però appunto i rossoneri potranno tornare in quella che è, diciamo, la casa sia dell'Inter che del Milan, a San Siro. Da qui vedo orario prefissato le 19. Credo che sia così, a meno di cambiamenti. E questa sfida poi sarà la sfida semifinale che, se eventualmente il Milan, come anche questa partita sulla carta, dovrebbe vincere, e quindi poi sarà ovviamente la sfida finale, quella più tosta, con credo forse già in questo momento della giornata. Che sta avvenendo il sorteggio per sapere comunque il Milan in caso di arrivo nella finale delle qualificazioni per la fase gironi di Europa League, chi andrà ad affrontare. Ovviamente sappiamo l'ultimo ostacolo è sempre quello più tosto e quindi certo diciamo, da appassionato di questo club posso dire che ovviamente ci vuole qualche altro tassello da prendere nel calciomercato, che come tutte le cose che sono state stravolte dal Covid finirà nei primi giorni di ottobre, quindi c'è ancora un altro pochino di tempo per chiudere qualche altro affare. Quindi ricordiamo ancora il Milan batte in Irlanda lo Shamrock Rovers 2-0, reti di Ibrahimovic e Çalhanoğlu, giovedì 24 affronterà in casa a San Siro il Bodo Glimt, che come lo Shamrock nel campionato norvegese è primo. Però appunto parliamo di campionati, ovviamente non voglio denigrare niente nessuno, però diciamo dal punto di vista almeno qualitativo della squadra, certo magari potrà essere diverso il Bodø Glimt, comunque speriamo di passare il turno e di arrivare
appunto all'ultima sfida che ho detto sarà quella più difficile. Io vi ringrazio, poi arriverà un altro video che sicuramente è quello sull'anticipazione della puntata di SmackDown nella notte tra oggi e domani. Poi penso che mi fermo perché comunque già questo primo mattino ho reso pubblico i due video che ho pre-registrato ieri e diciamo, mi do un po' di respiro. Domani poi vediamo, qualche altro video in cantiere uscirà. Grazie a tutti, alla prossima. Buon pranzo, amigos, alla grande, ciao.